A riposto continuano a tenere banco le questioni urbanistiche. Resta ancora in sospeso la vicenda del progetto del villaggio turistico a Praiola. Dopo le tensioni della settimana scorsa, maggioranza e opposizione sono arrivate ad una convergenza, anche se i passaggi maturati nella seduta consiliare di martedì sera non sono stati semplicissime. Alla fine del progetto presentato dal privato si è deciso di confermare la parte relativa ai parcheggi, mentre per il resto il Consiglio Comunale ha deciso di aspettare i pareri di Genio Civile, Sovrintendenza e la valutazione dell'ufficio tecnico prima di esprimersi definitivamente sulla lottizzazione dell'area. In realtà in aula martedì si erano create due fazioni trasversali. Da un lato l'ex sindaco Carmelo D'Urso e Francesco Grasso spingevano per un primo parere complessivamente positivo sul progetto, mentre Sebastiano Bergancini, gli altri d'ursiani, Forza Riposto e qualche pezzo di maggioranza spingevano invece per un giudizio più circoscritto sui singoli elementi del progetto. Con il via libera sui parcheggi, posizione emersa in seguito alla sospensione dei lavori, ha prevalso più la seconda posizione. Rinviati al 19 maggio invece le votazioni sulla perimetrazione di un'area a Carruba e sul regolamento della trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale e una fase interlocutoria sul piano politico a riposto. Il Consiglio Comunale si è sbloccato, sta lavorando con un certo ritmo. Il sindaco Enzo Caragliano non ha i numeri per incidere, però osserva con interesse l'attivismo del civico consesso per capire come muoversi in questi ultimi 2 anni di sindacatura.